Fra tutti i grandi imperi dell'antichità, l'antico Egitto è senza alcun dubbio quello che più affascina. Affascina per l'enorme vocazione che suscitano le sue gigantesche piramidi, per la reverenza del corpo dei faraoni strappati al disfacimento del tempo. Affascina per le migliaia di anni di storia che si sono succeduti, sempre scanditi dalle piene del Nilo. Affascina più di ogni altra civiltà umana che sia mai esistita. Il nostro viaggio è iniziato. Il volo Milano-Luxor via il Cairo è partito da Milano alle 13:30. L'arrivo a Luxor è previsto per le 21. È notte fonda quando finalmente vediamo le luci di Luxor. Sui monitor, immagini dell'antico Egitto ci fanno assaporare in anticipo le meraviglie che troveremo. Infatti Luxor è situata dove sorgeva l'antica città di Tebe, capitale dell'Egitto al tempo del Medio Regno. E abbiamo anche la visita di due colossi di Memnon. Di mattina molto presto ci apprestiamo a visitare il Tempio di Karnak. Costruito sulla riva destra del Nilo, è stato edificato in un arco di tempo di oltre 1600 anni, dalla XII alla XXX dinastia. Durante tutto questo periodo, ogni faraone ha lasciato la propria traccia, demolendo, ricostruendo, ampliando e modificando a suo piacere le costruzioni preesistenti. Maestoso e imponente il portale d'ingresso. Risale all'epoca tolemaica. A ridosso dell'entrata si percorre il viale fiancheggiato da sfingi criocefale. La sfinge simboleggia il dio Amon, identificato con l'ariete che protegge il faraone tra le zampe. Il complesso templare di Karnak è dedicato al culto del dio Amon-Ra, creatore del mondo, alla sua sposa Mut e al loro figlio Khonsu. Durante il Nuovo Regno, il tempio fu il centro della festa annuale di Opet. Le statue divine da qui erano trasferite lungo il Nilo, verso il tempio di Luxor, per il rito di fertilità. Sul lato destro del primo cortile, due grandi statue di Ramses III della XX dinastia segnano l'entrata del tempio più antico. Al suo interno il faraone con le vesti del giubileo. Imponente la statua in granito rosa di Ramses II. Raffigurato con una figlia ai suoi piedi. Resti di decorazioni fatti da diversi faraoni caratterizzano il secondo portale, che apre alla grande sala ipostila. L'area dedicata al dio Amon è stata iniziata da Seti I e completata dal figlio Ramses II. 134 colonne gigantesche, alte 23 metri, decorate con capitelli papiriformi, svettano verso il cielo. È la più grande area costruita per un tempio.
Nel piccolo cortile, dove un tempo si ergevano diversi obelischi, c'è l'obelisco di Tutmosi I, alto 22 metri e l'unico dei tre ancora in piedi. Sullo sfondo l'imponente obelisco di Hatshepsut, alto 29 metri, è il più alto obelisco dell'Egitto, dopo quello di Tutmosi IV che si erge a Roma in piazza San Giovanni in Laterano. Del resto è noto che vi sono più obelischi a Roma che in tutto l'Egitto. All'estremità del complesso templare si trova una vasta area aperta, con al centro un gigantesco scarabeo di granito, voluto da Amenofi III per onorare il dio solare Khepri. Poco distante, ma a terra, l'altro grande obelisco della regina Hatshepsut. Nell'iscrizione incisa sulla base, la regina si vanta di essere riuscita ad estrarre il monolito solo in 7 mesi. Di grande suggestione il lago sacro, dove i sacerdoti si purificavano nelle acque prima di compiere i rituali nel tempio. In questa cappella, costruita con grossi blocchi di granito, veniva custodita la barca sacra. L'altare era dedicato per le cerimonie religiose e per le offerte alle divinità. Colonne fascicolate erette da Tutmosi III nell'area dedicata alla dea Mut, qui raffigurata a fianco del marito Amon-Ra. Attraverso uno stretto passaggio si affianca la parete che circonda la grande sala ipostila. In alto, raffigurazioni colorate in onore al faraone e alla divinità di Amon-Ra, Horus e Thoth. Il tempio era accessibile solo ai sacerdoti e al faraone. La selva di colonne creava ambienti riccamente decorati e colorati che si estendevano su tutta l'area, dando una sensazione di una vera e propria foresta di pietra. Sopra le navate, architravi rialzati hanno alte finestre che permettevano il passaggio della luce naturale quando la sala aveva il suo tetto. Nelle parti più riparate della struttura, scritte con caratteri geroglifici ancora con colori originali. La vertiginosa sala ipostila è uno dei luoghi più suggestivi di tutto l'Egitto. Si rimane esterrefatti e sbalorditi pensando come potesse apparire 2000 anni fa.